Prima dell'inizio del concerto Musica per l'Ucraina, siamo qui in attesa con la presidente di Teatro Sociale Comoaslico, Simona Roveda. Simona, cosa succederà questa sera e cosa succederà domani? Buonasera innanzitutto. Ma diciamo che il 24 febbraio è scoppiata la guerra in Ucraina e i racconti e le immagini che arrivano ci colpiscono tutti profondamente. Il teatro fa cultura, ma vuole essere anche un luogo di riflessione, un luogo di solidarietà, empatia, pace e anche un luogo per stare insieme. E questa sera noi vogliamo stare insieme alle persone proprio per il popolo ucraino. Questa sera io poi ringrazierò più tardi tutto il pubblico che interverrà perché tutti i proventi di questo concerto saranno devoluti alla Caritas diocesana proprio per il popolo ucraino. E voglio anche ringraziare tutti gli artisti, i lavoratori del teatro, le maschere e i vigili del fuoco perché questa sera hanno dato la loro disponibilità a titolo gratuito. Tra l'altro ci dovrà essere anche un'urna nel foyer se qualcuno vuole ulteriormente fare una donazione e si potrà anche vedere sul nostro sito altri dettagli sulla raccolta fondi per la Caritas. E domani sera ci sarà un'altra serata, una serata per la pace. Noi, Teatro Aslico, insieme ad altri teatri, abbiamo accolto l'appello della compagnia di Kiev del balletto classico ucraino, perché loro hanno chiesto di essere scritturati per poter continuare a danzare e rimanere in Italia e in Europa perché non possono tornare nel loro paese. E loro domani saranno in scena col Lago dei Cigni. Io spero che queste due serate, appunto, sono un momento di stare insieme e di solidarietà della città.